Ciao Carlo, per quella che è la tua lunga esperienza di designer, imprenditore e anche formatore, qual è la tua opinione sulle scuole di design? Ma parlando in generale delle scuole in Italia, a Milano o nel mondo, direi che sono segnate da una certa arretratezza, soprattutto dovuta al metodo didattico, che è un metodo centrato sempre sul docente, sul professore, al contrario di quanto insegnano le più avanzate teorie pedagogiche, dove la scuola deve essere centrata sullo studente. Ti faccio un'altra domanda: come mai ti sei buttato in questa avventura? Innanzitutto perché, essendo un designer, i designer amano le sfide. Poi perché mi sembra una grande opportunità quella di unire insieme un'esperienza di tipo umanistico come quella italiana, che è propria dei docenti, di tutto lo staff di Raffles Milano, con un'esperienza più pragmatica di tipo anglosassone come quella della Raffles. Questi due fattori, dal mio punto di vista, fanno sì che questa scuola potremmo chiamarla una scuola rinascimentale 4.0, per quella che sarà la cura dello studente, dello sviluppo delle sue capacità individuali, sostenute da un'idea di utilizzo della tecnologia più come potenziamento che come livellamento di queste caratteristiche individuali. Ma secondo te questo lavoro avrà un futuro? Questo lavoro ha avuto, ha e avrà un futuro sempre più grande, però ha due condizioni, credo. La prima la definirei micro, e cioè la capacità di esprimersi professionalmente, molto seriamente a livello interdisciplinare e soprattutto di saper lavorare in gruppo. La seconda direi è più macro, ed è l'assunzione nel proprio lavoro, nella propria visione, nella propria conoscenza e informazione di tutti quei temi che oggi afferiscono alla sopravvivenza non di un singolo, ma dell'intera umanità.